Irma Marchiani nasce a Firenze il 6 febbraio 1911. Il padre Adamberto lavora in ferrovia. La madre, Assunta, si occupa della casa e dei figli, Rina, Pietro e Irma. Durante la guerra, Irma si trova a Sestola Percure. Accusa spesso fastidiosi disturbi bronchiali ed è per questo che comincia ogni anno a recarsi a Sestola, paese che diverrà sua residenza definitiva e centro dei suoi primi contatti con la Resistenza. Un'influenza notevole nella formazione della personalità di Irma e nella maturazione del suo pensiero è stata di certo esercitata dal ricordo e dalle vicende del nonno garibaldino. La figura mitizzata del nonno e gli ideali di libertà e di amore per la patria che egli impersonava esercitano su Irma un duraturo potere di suggestione. Dopo l'8 settembre del 1943, Irma è ormai pienamente cosciente della propria opposizione al fascismo e all'esigenza di tradurre questa opposizione in atti concreti. Ha raggiunto la convinzione che per abbattere il fascismo è necessario impegnarsi in prima persona, compiere sacrifici, essere disposti a tutto. Il rapporto con i primi gruppi di partigiani della zona si fa frequente. Irma raccoglie per loro informazioni, svolge azioni di collegamento, percorre molti chilometri a piedi per procurare cibo e aiuti di ogni genere. L'ingresso formale di Irma nella Resistenza avviene nel maggio del 1944. È datato 7 maggio nel suo attestato ufficiale di partigiana combattente ed è il punto d'arrivo logico e coerente di tutta la sua precedente attività. Irma entra a far parte del battaglione Matteotti, brigata garibaldina Roveda, divisione Armando. Ha scelto Antì come nome di battaglia. Carissimo Piero, mio adorato fratello, la decisione che oggi prendo, ma da tempo cullata, mi detta che io debba scriverti queste righe. Sono certa mi comprenderai, perché tu sai benissimo di che volontà io sono. Faccio, cioè seguo il mio pensiero, l'ideale che pur un giorno nostro nonno ha sentito. Faccio già parte di una formazione e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile, spero di non deludere i miei superiori. Non ti meraviglia questa mia decisione, vero? Sono certa sarebbe pure la tua, se troppe cose non ti assillassero. Bene, basta uno della famiglia e questa sono io. Quando un giorno ricevetti la risposta a una lettera di Palli che l'invitavo qui, fra l'altro mi rispose: che diritto ho io di sottrarmi al pericolo comune? È vero, ma io non stavo qui per star calma, ma perché questo paesino piace al mio spirito, al mio cuore. Ora però tutto è triste. Gli avvenimenti in corso coprono anche le cose più belle di un velo triste. Nel mio cuore si è fatta l'idea, purtroppo non da troppi sentita, che tutti più o meno è doveroso dare il suo contributo. Questo richiamo è così forte che lo sento tanto profondamente che dopo aver messo a posto tutte le mie cose parto contenta. Hai nello sguardo qualcosa che mi dice che saprai comandare, mi ha detto il comandante. La tua mente dà il massimo affidamento. Donne non mi sarei mai sognato di assumere, ma tu sì. Eppure mi aveva veduto solo 2 volte. Saprò fare il mio dovere. Se Dio mi lascerà il dono della vita sarò felice. Se diversamente non piangere e non piangete per me. Ti chiedo una cosa sola. Non pensarmi come una sorellina cattiva. Sono una creatura d'azione. Il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi. Pensami, caro Piero, e benedicimi. Ora vi so tutti in pericolo e del resto è un po' dappertutto. Dunque ti saluto e ti bacio tanto tanto e ti abbraccio forte. Tua sorella, Paggetto. Sono giorni nei quali le formazioni partigiane che operano alle spalle del fronte germanico conducono un'intensa attività di guerriglia, con un susseguirsi di azioni offensive che porteranno alla conquista di Montefiorino e la costituzione del territorio contiguo in Repubblica Partigiana il 18 giugno 1944. Anche il battaglione Matteotti partecipa alle vicende di quel periodo esaltante. E Irma si prodiga con slancio e competenza nelle mansioni che le sono affidate
suscitando fra i compagni un'ammirazione sincera, una stima e un rispetto che saranno una costante del loro rapporto. Tra il 29 luglio e il 2 agosto del 1944, il massiccio attacco a Montefiorino da parte di reparti di artiglieria e mezzi corazzati tedeschi costringe le formazioni partigiane, vista la irrazionalità assoluta di poter sostenere una guerra di posizione, a sganciarsi e spostarsi nella zona dei combattimenti per continuare la battaglia in altre parti della fascia appenninica. Il gruppo di cui fa parte Irma partecipa a diversi scontri con fascisti e tedeschi e fra questi il più rilevante è quello di Rocchetta Sandri, che vede Irma fra i protagonisti più incisivi. Mostra fermezza e coraggio, è di incitamento ai compagni con l'esempio della sua azione vissuta con calma semplicità, del tutto al di fuori da atteggiamenti ostentatamente eroici. Tornata a Sestola, Irma viene arrestata e portata in carcere a Fanano, con le mani legate dietro la schiena con del filo di ferro. Qui viene interrogata e percossa brutalmente, ma non fa nomi, non indica luoghi. Condotta a Corticella in un campo di raccolta tedesco, subisce estenuanti interrogatori, ma, non emergendo prove della sua colpevolezza, la sorveglianza si allenta e Irma riesce a fuggire. Torna a Sestola dai suoi compagni e riprende la lotta. La considerazione che tutti hanno di lei le fa ottenere l'incarico di commissario del battaglione. È un incarico importante, in quei tempi difficilmente affidato ad una donna. Nelle formazioni della resistenza bodenese, ad esempio, nessun'altra donna è stata incaricata di svolgere una funzione di comando di così alta e delicata responsabilità. Con l'arrivo dell'autunno, l'offensiva delle forze alleate, contrariamente alle aspettative e alle speranze diffuse, si esaurisce. Gli alleati interrompono l'avanzata e si attestano ai confini con la Toscana. Le formazioni partigiane rimaste nella zona affrontano situazioni difficili, costrette a continui spostamenti per non farsi sorprendere. Il 5 novembre i partigiani dislocati attorno a Benedello vengono accerchiati da forze tedesche. Con il fuoco violento che subito si accende, ha inizio una delle battaglie più impegnative della resistenza nella Valle del Panaro, con molte vittime anche fra i partigiani. Irma presta i soccorsi più urgenti ai feriti, corre nelle case coloniche isolate a nascondere i feriti più gravi, rischiando più volte la vita. Dopo i combattimenti di Benedello, cadono per le forze partigiane gli ultimi dubbi sulla opportunità di abbandonare quei luoghi e di attraversare la linea del fronte per continuare più efficacemente la lotta. I boschi e le macchie cominciano a spogliarsi e non offrono più riparo. Le armi e le munizioni sono insufficienti. Molte famiglie hanno abbandonato ampie zone della montagna e non possono più assicurare aiuto. Anche il battaglione Matteotti decide di passare il fronte. È l'11 novembre. Una vecchia casa di contadini nei pressi di Montespecchio è la sede improvvisata del comando partigiano di zona. Posso farti una domanda? Se dopo rispondi alle mie. Bene. Allora? Perché sei qui? Intendo dire, perché ci credi? Tutti ci crediamo. Siamo qui per questo. No, è diversa. Tu di più. Ti sbagli. No, ti ho visto, sul serio. Sei diversa. È come parli alla gente, tu gli insegni, gli spieghi. E quando parli hai gli occhi strani. Come se tutto dipendesse da lì, da quello in cui credi. Mio nonno era garibaldino. Lui sì che era un eroe. Loro hanno fatto l'Italia e questi la stanno ammazzando. È 20 anni che stanno ammazzando l'Italia. E tu vuoi che io non faccia niente? Tu invece cosa volevi sapere? Tu vieni dall'Italia liberata. Raccontami com'è. Sono veramente liberi ora? Oh, io non ci sono stato molto. Per i miei impegni con la resistenza sono stato di più nell'Italia occupata che in quella libera. Però posso giurarti che gli alleati ci hanno veramente liberato. La gente è libera di dire, di organizzarsi, e non è poco. Certo resta il problema della guerra, dei disastri causati dai nazisti e dai fascisti. Ho paura che ci vorranno anni per venirne fuori. Ennio, tu sei più informato per il tuo ruolo. Quanti siamo? Fino a quando riusciremo a resistere? Non credere che gli addetti alle informazioni sappiano tutto. Soprattutto di questi tempi.
Però posso dirti che i partigiani sono tanti, anzi tantissimi. Armati poco e male, questo lo sai meglio di me. Però contano tanto anche quelli senza fucile. Resisteremo fino alla vittoria, Antì. Anzi, posso giurarti che la primavera ci porterà alla fine di questa maledetta guerra. Speriamo finisca. E questo proclama Alexander, partigiani tutti a casa? Vedi, di sciocchezze ne fanno e ne dicono tante anche i grandi. Senti, mi hai detto che Armando con altri 800 partigiani sono sul fronte di Lizzano e combattono con gli americani. Anche noi stiamo andando a raggiungerli. Ma sei sicuro che non ci smobilitano? Perché se così fosse io non sono d'accordo nel passare il fronte. Io voglio combattere fino alla fine. Antì, ti assicuro che rimarrete tutti al fronte. Certo, farete i turni di riposo che da partigiano non esistono. Guarda che se non succede come mi hai detto, mi dovrei arruolare nella tua organizzazione. Tranquilla. Irma si occupa dei preparativi del viaggio ed è un punto di riferimento per tutti in quel momento di difficoltà. Prima della partenza, un autoblindo tedesco apre il fuoco. L'attacco è respinto, ma diversi partigiani si sbandano. Restano uniti circa 200 uomini quando la formazione decide di muoversi. Irma, un mitra in spalla, accompagnata dal giovanissimo Gaetano Ruggeri, Balilla, è fra i primi della colonna. Cercano tutti di non far rumore. Sanno di essere fra le linee tedesche. Dopo il passaggio dei corsi d'acqua, la lunga fila si fraziona in vari gruppi che perdono il collegamento fra loro. I tedeschi, messi in allarme dal colpo di pistola di un partigiano che ha ucciso uno di loro, iniziano a sparare e a perlustrare la zona. C'è un torrente lì vicino che scorre nel buio, il Dardagna, e c'è un vecchio mulino abbandonato come tutte le case lì attorno. A un tratto una luce si accende e attira l'attenzione dei tedeschi che dispongono un accertamento sulla luce proveniente dal mulino. Non è semplice ricostruire nei particolari gli avvenimenti che hanno segnato il momento della cattura. I diretti protagonisti, Irma, Balilla e i due compagni con lei, non possono purtroppo parlare e gli altri del gruppo erano ormai in cammino sulle pendici del monte e non hanno testimonianza dell'accaduto. È certo che nei pressi del mulino è sorpresa dai tedeschi giunti sul posto per ispezionare l'edificio. Forse ripercorreva quel tratto di cammino preoccupata dalla mancanza di qualcuno. È ancora credibile che giunta nei pressi del mulino, Irma si sia fermata, senza accorgersi della luce accesa, per accertarsi che tutti i compagni fossero ormai entrati nel bosco. Irma e i compagni catturati vengono trasferiti nelle carceri di Pavullo. In un primo momento sono condannati alla deportazione in Germania, ma subito dopo, in un processo sommario, quella condanna già grave viene tramutata in condanna a morte. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, ti dico a te saluta e bacia a tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria per la quale ho combattuto. Ora sono qui. Fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e baci dal tuo e vostro Paggetto. Vorrei essere seppellita a Sestola. Irma, Gaetano Ruggeri, Domenico Guidani, Renzo Costi vengono fucilati nel pomeriggio del 26 novembre 1944 alle 17:15. Io Antì l'ho conosciuta a Montespecchio. Io sono giunto a Montespecchio il 28 di ottobre, che ero stato mandato in missione dagli alleati per, oltre a fare il servizio di informazione, come era, diciamo così, la mia attività che svolgevo, dovevo fermare il gruppo Brigate Est che stava marciando verso Bologna per la liberazione di Bologna, e mi avevano detto di fermarli e di impedirgli di andare a Bologna perché gli alleati non avevano nessuna intenzione di liberare Bologna prima della prossima primavera. Incontrai l'Irma Marchiani, l'Antì, penso il 28, il 29, lo stesso giorno, oppure il 28, il 29 incontrai. E lui ebbi subito un'ottima impressione di questa donna con un maglione che era il commissario di brigata. Poi cominciamo subito a avere dei rapporti anche di collaborazione,
di loro stesso, perché io gli chiesi del personale per poter mandare fuori zone a raccogliere informazioni militari da trasmettere poi per il mio servizio. E mi fece vedere che portava il medaglione e la medaglia garibaldina del nonno sotto il maglione, mi fece vedere. Allora io lo provocai subito anche con Garibaldi, perché pur essendo un ammiratore, un grande ammiratore di Garibaldi, lo provocai subito con Garibaldi, dico, e non mi è piaciuto tanto con l'obbedisco pronunciato da Garibaldi, che effettivamente, ecco, glielo rimprovero ancora. Che lei combatteva per la giustizia, per la sua patria, per la libertà, e soprattutto combatteva per la pace, per conquistare la pace. Antì però era, diciamo così, aveva una preparazione culturale anche per la sua stessa età, una preparazione culturale politica che mi sbalordiva, perché appunto era un personaggio per me abbastanza sorprendente, diciamo così, nelle file partigiane. Alla sera, quando partimmo, Antì mi diede una lettera, mi dice, tienila, la leggerai poi, non si sa mai cosa possa succedere questa notte, perché ritengo che sia una cosa abbastanza pericolosa, ecco, quindi non sappiamo mai cosa succede, la leggerai poi. Me l'ho messa in tasca, naturalmente, ecco, e l'ho letta dopo un paio di giorni. Io poi lessi la lettera, ed era una lettera, direi una lettera testamentale, che Antì, dopo, anche in seguito, ho conosciuto, che era abituata, diciamo così, a fare queste lettere, diciamo così, a scrivere queste cose, proprio per lasciare traccia di se stessa. La funzione del commissario la funzione del capo famiglia, perché il comandante di una formazione partigiana è il comandante delle operazioni di guerra. Il commissario invece è quello che deve provvedere a tutto il fabbisogno, compreso lo stesso armamento, a tutto il fabbisogno del vivere, del vestiario, di tutto il resto, di tutto quanto la sua famiglia, che è la sua formazione. Quindi è un impegno notevole. Allora, ripeto, era un impegno molto alto. Ma questo impegno non è solo della donna Antì. È un impegno che avevano quasi tutte le donne partigiane, che sono sempre state sottovalutate, che invece avevano un'importanza, anche le donne, ripeto, le donne partigiane armate nelle formazioni, che avevano un ruolo invece importantissimo e grandissimo, e che equivaleva perlomeno a quello dei partigiani veri e propri, combattenti, ma aveva qualche cosa in più, perché avevano anche da custodire i fabbisogni, diciamo così, dei partigiani stessi, nel vestiario, nel vivere, nel cucinare, nel fare tutto quanto il resto. Oltre alle famose staffette, che noi chiamiamo staffette, ma che io vorrei chiamare sempre partigiane anche quelle, perché sono delle vere partigiane anche le staffette, che ne sono morte forse di più in percentuale dei partigiani stessi. Due parole appunto per dimostrare il coraggio dell'Antì, di attaccarsi il fazzolettino bianco nella posizione del cuore e di dire col plotone di esecuzione sparate qui, sparate giusto. Ecco. Mi aveva dato delle bende, delle pastiglie, qualcosa, e lei aveva anche lei dei medicinali, che dice, se ti serve ti do questo e questo e questo, e ci siamo trovati lì al bosco, in fondo a Trignano, molto decisa, e era anche, come devo dire, dolce, si diceva una donna dura, ma no, era molto dolce, molto apprensiva e nello stesso tempo forte. Che tu ricordi?
E io ho capito che era una persona molto intelligente, una persona, come devo dire, capace, sì, capace, e che faceva il lavoro con sentimento veramente, che era un antifascista veramente. Antifascista, e me l'ha detto lei con la sua bocca, l'antica, voleva dire quella parola lì, perché io ci ho detto, ma come ti chiami? Anti che cosa? Antifascista. L'Irma Marchiani io l'ho saputo dopo la guerra che si chiamava Irma. Tant'è vero che mia figlia è nata nel 45 in giugno, che ancora sì, che la guerra era già finita, che per ricordare un partigiano morto ho messo nome Antì, perché era lei, io conoscevo lei, non era brava la T, è stata una grande donna.